favorendo così l'esplodere di populismi non democratici. Renzi, pur non avendo a caro cupero la nostra storia, la mia e la tua, sta rimettendo la sinistra italiana, quella vera, quella di governo, quella riformista, probabilmente sui giusti binari. Ed io, da ex comunista italiano ed ex DS, te lo dico chiaramente, ne sono orgoglioso. Andiamo adesso con l'ultima canzone prima della sigla, un'altra canzone di Iannacci, la conoscete tutti, è famosissima questa, ed è divertente e simpatica, anche se molto amara nel testo, come tutte le canzoni, tra l'altro tante delle canzoni di Iannacci. La canzone è L'Armando. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. C'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario Sarlarmando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. E a bellissima, simpatica, veramente simpatica questa canzone. Andiamo verso la fine. L'altro giorno ho chiacchierato a lungo con una persona, un compagno che conosco da sempre, si può dire, una persona insomma che è sempre stata, insomma, diciamo, dalla mia stessa parte, con il quale abbiamo condiviso tantissime storie. Ho chiacchierato a lungo appunto con il mio amico e compagno Antonio Olivieri, un mio coetaneo a cui, appunto, dicevo, mi lega oltre un'amicizia la comune militanza nel Partito Comunista Italiano, nel Partito Democratico di Sinistra e poi nei Democratici di Sinistra. Io non parlavo con Antonio di politica da parecchio tempo, mi erano giunti echi delle sue posizioni politiche, così come credo gli siano giunti a lui echi delle mie posizioni politiche. E devo dire che parlando ci siamo trovati in perfetta sintonia su tutto. Sul giudizio estremamente positivo su Renzi, sul giudizio estremamente negativo sugli esponenti della ex ditta di cui io e lui abbiamo a Roma fatto integralmente parte,
Nel sostegno oggi, senza se e senza ma, anche a Nicola Zingaretti e dal nostro fratello più piccolo di età, Massimiliano Valeriani, che oggi è diventato da poco tempo capogruppo del PD in consiglio regionale. Vedete che Antonio per voi sembrerà nulla, per me è molto importante. Che Antonio la pensi come me mi fa capire che non mi sto sbagliando e che non sono certo un visionario, anche perché contrariamente a me che spesso ho le visioni, Antonio è una persona molto concreta e molto più, diciamo, attaccata alla realtà di quanto lo possa essere io in diverse occasioni. Io sono uno che purtroppo ha votato per Civati, insomma, quindi è chiaro, insomma, mea grandissima colpa. Abbiamo finito qui questa sera, io vi saluto. Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori che mi seguono da tanto tempo da Radio Roma Futura. Potete ascoltare in podcast la trasmissione di oggi e le vecchie trasmissioni, con tante chiacchiere e tanta musica. Noi ci rivediamo tra 15 giorni, sempre di martedì, alla stessa ora, alle 19, di nuovo con molta musica, e speriamo che tra 15 giorni, quando ci rivediamo, possiamo festeggiare insieme l'approvazione del disegno di legge sulle unioni civili, il famoso disegno di legge Cirinnà. Andiamo con la sigla questa sera è una novità assoluta per questa trasmissione, non ho mai voluto fino adesso osare, perché l'artista di cui adesso inseriamo la sigla è un artista abbastanza duro, diciamo, è il leader del free jazz degli anni 60 dopo John Coltrane, che ne è stato il fondatore di questa corrente free. Ornette Coleman è stato praticamente poi colui che ha stravolto i canoni del jazz, e non è semplice. Ho scelto un brano abbastanza più tranquillo, però insomma le caratteristiche di Ornette Coleman si sentono anche in questo brano. Il brano naturalmente è uno standard jazz su cui poi lui ci ricama, cioè col suo sassofono strepitoso, e ci costruisce insomma nuove melodie e nuove variazioni. Quindi andiamo con la sigla, arrivederci di nuovo. Ornette Coleman che suona Embraceable Be You.